Buongiorno, buongiorno, oggi è l'11 di ottobre, siamo davanti alla scuola, all'edificio scolastico Galileo Galilei, scuola primaria del quartiere Pista. Ecco, qui sono iniziati i lavori per mettere i dispositivi per l'allontanamento dei piccioni. Vi ricordate che noi avevamo segnalato il problema dei piccioni che sporcavano tutto il marciapiede? Vedete là in fondo ancora tutto il guano. Ecco, la nostra segnalazione, la segnalazione di Sveglia Telesani, è stata ripresa e con molta efficienza il comune di Alessandria ha immediatamente provveduto a appaltare i lavori per la messa in opera dei dispositivi antipiccione. Ecco l'operaio là sopra, il braccio che è in azione. Qui in quegli scatoloni abbiamo i dispositivi da mettere sul tetto per evitare la posa dei piccioni e quindi per evitare che il marciapiede venga sporcato. Al termine dei lavori anche tutto il guano presente sarà lavato, sarà portato via con gli idrogetti e il marciapiede riprenderà la sua dimensione pulita e senza nessuna pericolo di carattere sanitario. Con questa bella immagine vi salutiamo da via Galileo Galilei, davanti all'istituto scuola elementare di scuola primaria Galileo Galilei. Una bella immagine al mattino ci rende assolutamente più ottimisti sulle cose che verranno dopo. Va bene. Un saluto cordiale da parte di Svegliati Alessandria con questa ultima inquadratura dell'operaio che sta lavorando sul tetto per cominciare a preparare il posto dove saranno inseriti questi dispositivi. Un caro saluto. Arrivederci a tutti. Buongiorno, buongiorno, oggi è l'11 di ottobre, ci troviamo di fronte all'edificio scolastico di via Galileo Galilei, esattamente nella parte laterale verso la via. Piero, cosa sta succedendo? Come più volte suggerito e segnalato da noi di Svegliati Alessandria, stamattina sono iniziati i lavori di bonifica di questo lato dell'edificio scolastico. Tecnicamente il lavoro consiste in questo: primo, pulizia gronde davanzali, pulizia marciapiede più lavaggio, considerando che qui era stato dimostrato con il nostro video un deposito enorme di guano, di piccioni, quindi con tutte le conseguenze di igiene, eccetera. Poi saranno posizionati, come già sta succedendo. Andiamo a vedere, andiamo un attimo. I dissuasori meccanici, sia sulle gronde e anche nel cavo Enel e sui davanzali. Perché questo? Perché così i piccioni non avranno vita facile, insomma, andranno da un'altra parte. E per il momento potrebbe rappresentare la soluzione ottimale per evitare tutto quello schifo di guano che si depositava, come si può ancora notare, sulle cornici del palazzo. Sì, infatti. Eccoli qua. Ecco qua,
proprio sulle cornici, lo vedete qui in primo piano, tutto il guano depositato per mesi dai piccioni. Ecco, vedete sui davanzali sono già stati posizionati i primi dissuasori meccanici, verranno anche posizionati sul cavo Enel. E dunque dobbiamo comunque annotare una cosa positiva, sì, considerando che si va verso la stagione umida, piovosa. Naturalmente sarebbe successa una cosa molto spiacevole, perché con la pioggia il guano si sarebbe magari infiltrato, avrebbe avuto modo di creare altri disagi, sotto l'aspetto sempre igienico-sanitario. Certo, quindi a questo punto possiamo considerare questa una vittoria del gruppo Svegliati Alessandria, no? Certamente, certamente. Sono quelle piccole cose che poi danno a noi sentinelle attive, noi che vogliamo bene alla città, vogliamo bene al nostro territorio, sono quelle piccole cose che, segnalate, poi magari vengono anche questi problemi risolti. Quindi grazie a chi poi ha accolto questo nostro appello. E il comune che ha prontamente dato l'appalto. Va bene, allora a questo punto salutiamo i nostri amici. Un saluto. Arrivederci e svegliati Alessandria, sempre in prima fila. Ciao Piero, ciao. Ciao Gianni, ciao Fabio.